Il nemico di Dio e dell'uomo, il diavolo, non può nulla contro il Vangelo, contro l'umile forza della preghiera e dei sacramenti, ma può fare molto male alla Chiesa tentando la nostra umanità. Provoca la presunzione, il giudizio sugli altri, le chiusure, le divisioni. Lui stesso è il divisore. E comincia spesso col farci credere che siamo buoni, magari migliori degli altri. Così ha il terreno pronto per seminare zizzania. E la tentazione di tutte le comunità, e si può insinuare anche nei carismi più belli della Chiesa.